Pronti, partenza via, seconda parte del video shopping. Ieri sono andata a trovare i miei genitori, che chi di voi mi conosce, insomma, non l'ho mai tenuto segreto, nascosto, abitano a Pinerolo, che è un paese a una sessantina di chilometri da qua. Mi capita spessissimo di andare a Pinerolo e fare shopping meglio di quanto io non faccia a Torino, perché è tutto più raccolto. Pinerolo è una cittadina abbastanza ricca, diciamo, quindi ci sono dei bei negozi, belle cosine, buon gusto, cioè non sono cose per forza carissime, anzi, però devo dire che ho sempre trovato negozi selezionati con cose molto carine, quindi senza poi dover andare da un capo all'altro della città mi capita di fare shopping meglio a Pinerolo che non a Torino. Mi è successo più di una volta, è successo anche ieri per colpa di una mia compagna di scuola che si chiama Janice e che saluto. Janice lavora in centro ed è da un po' che mi dice: Ali, devi venire perché c'è questo negozio, si chiama Zona Franca, vieni, 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 ti accompagno io, vieni, vieni, vieni perché c'è della roba bella, sicuramente ci sono cose che ti piacciono, perché lei mi segue tramite Instagram, vede le cose che compro e che metto e mi dice: guarda che quella è roba a gusto tuo, vieni. Ho seguito il suo consiglio, sono andata in questo negozio, avrei comprato tutto, cioè tutto quello che mi compravo mi piaceva, cioè tutto quello che mi provavo mi piaceva. Ho dovuto poi fare una scelta perché così è la vita. Allora, questo fularino, tanto me lo chiederete, sono sicura, arriva da quel negozio là, vi metto sotto l'indirizzo. Tra l'altro mi ha detto Janice, visto che lei conosce la proprietaria, se voi andate in quel negozio avvisatemi, così io lo dico a lei e magari c'è un trattamento di favore. Prima di farvi vedere le cose che ho preso da Zona Franca, vi faccio però vedere due paia di scarpe che ho comprato due negozi prima, in un negozio che si chiama Mila. Anche lì avevo già comprato scarpe in passato, sempre con i saldi, perché fanno dei saldi belli, tipo 30, 40, 50% subito. Già i prezzi di partenza non sono inavvicinabili, quindi con i saldi comprate bene. Vi metto sotto l'indirizzo anche di quell'altro negozio. Il primo paio di scarpe che ho preso è questo. Volevo scarpe nere alte perché quelle che ho sono brutte e vecchie, cioè devo dire la verità, non, le uniche che avevo sono quelle zeppe con quella parte sotto in similpaglia, che però non sono né sportive né da sera, riesco a usarle poco quelle scarpe. Poi le avevo prese un numero in più del mio pensando che mi stessero bene, invece un po' mi scappano, insomma non un acquisto intelligente, mettiamola così. Ho preso queste che sono un po' più elegantine, volendo, c'è questo fiocco qua, però molto belle anche con i jeans, comode tra l'altro perché hanno la pianta abbastanza larga. E poi le altre scarpe che ho preso, questa marca, questi sandali si chiamano Nacré, costavano 99, prima dei saldi erano al 50%, quindi le ho pagate 50 euro. Invece queste, appena le ho viste in vetrina me ne sono innamorata, onestamente al piede sono fighissime. Le avete viste nelle Instagram stories se mi seguite, perché erano quelle che tenevo su mentre provavo gli altri vestiti, belle, e una zeppa, boh, mi piace, mi sono piaciute subito, le ho messe ieri sera, sono comode. Questa marca invece è Altra Officina, si chiamano, costavano a prezzo pieno 109, queste erano scontate del 30-40%. Quindi queste sono le due paia di scarpe che, puff, così in felicità e scioltezza ho acquistato in una botta sola. Vi faccio vedere i quattro capi di abbigliamento che ho acquistato da Zona Franca. Anche di queste cose vedrete degli outfit, perché sono dei pezzettini troppo particolari, vanno visti, indossati uno per uno, secondo me. Allora, il primo, questo veramente quando l'ho provato ho detto mio, 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 subito mio, è una taglia unica, è un abitino, davanti è fatto così, non è un abitino, è una tuta, dietro è fatto così, quindi qui potete mettere tranquillamente un reggiseno a fascia senza problemi, e poi rimane largo, 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 ed è un pantalone, vedete? Quindi una tuta pantalone, sopra molto ridottina. Questa mi piace perché potete metterla sia sexy che sportiva. La volete mettere sexy, la mettete da sola, senza niente sotto, con il tacco nero, l'ho indossata così ieri sera. La volete mettere sportiva, ci mettete sotto una t-shirt bianca e un paio di sneakers bianche, stupenda. Bellissima, questa a prezzo pieno costava 69 ed era una taglia unica, ma poi adesso ci sono gli sconti. Se siete della zona di Pinerolo, Torino Sud, insomma, se volete andare a vedere, andateci subito, perché poi la roba sparisce, io ve lo dico. Poi vi faccio vedere questa maglietta, l'ho presa taglia M, anche se probabilmente ci andava una S, però mi piaceva la M perché rimaneva un po' più morbida, un po' più lunga, ed è una maglietta semplicissima, aderentina, con lo scollo così, col taglio così, non so come si chiami, a barchetta forse, no, non lo so, comunque spalle scoperte,
e poi rimane un pochettino più corta davanti e un pochettino più lunga dietro. Stupenda con un leggings, uno short, una gonna stretta, bellissima. Anche qui sotto mettete un bel reggiseno fascia. Questa anche costava poco, costava 31 euro prima dello sconto. Quindi come vedete sono tutti pezzi carini ma comprabili, cioè niente di esagerato a livello di costo. Questo è un pantaloncino, uno short di Imperial. Io sono proprio amica di questa, di questo Imperial, devo dire la verità. Questo costava 37 prima dei saldi. A me poi hanno fatto un prezzo globale, comunque c'era il 20 o il 30%, adesso non ricordo bene. Comunque è uno short nero a vita un po' alta, anche questo bellissimo, con un toppettino un po' più corto, una canottierina, una camicia sopra svolazzante, si usa tantissimo un pezzo così in estate. Io avevo uno short nero che però si è molto rovinato ed era anche un po' bruttino, c'era proprio un po' da guerra, da spiaggia, non era così da sera, quindi mi ha fatto piacere acquistarlo. Ultimo pezzo, sempre preso da Zona Franca, bellissima questa tuta. La marca di questa tuta è souvenirclubbing.it. Questa me l'ha tirata fuori la mia amica, mi ha detto: Ali, provala, io la voglio. Ed è una tuta stile batik, stile afro come fantasia, rimane a fascia, la culisse, vedete qua davanti ha il laccettino per stringerlo in vita, e poi pantalone lungo largo fino ai piedi. Bellissima. Vi dico solo che tipo poi questa fascia che ho preso io c'erano alle casse, lunedì prossimo io vedo la mia amica Jenny se me ne faccio portare un'altra o altre due, perché queste a me risolvono l'estate, perché io leggo i capelli, poi in vacanza non è che porto mai il diffusore, questo e quello, quindi mi si asciugano sempre abbastanza male. Con queste fasce qua, quando avete un qualcosa in tinta unita sotto, boh, siete perfette, a posto per la serata. Ok, finito questa seconda parte di shopping, spero voi non vediate altri video del genere quest'estate, perché sennò vuol dire che io mi sono andata ad impegnare un rene a qualche compro oro, qualche banco dei pegni. Ho superato di almeno 200 euro il budget che mi ero data come shopping globale, però pace, è andata così. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, vi metto qui sotto l'indirizzo sia del negozio delle scarpe, che si chiama Mila Paola, o la busta, ve la faccio vedere, che per l'appunto dell'altro negozio che si chiama Zona Franca. Se andate ditemelo, che se riesco vi faccio accompagnare dalla mia amica e magari vi fa un po' più di scontino, non lo so, ve lo dico così. Niente, noi ci vediamo al prossimo video, vedrete tutti questi capi indossati in tanti piccoli video outfit. Buona giornata, serata a tutte, ciao!